Super Sport Market. Tutto il calciomercato in 90 secondi. Il Napoli ufficializza Rog, rimedia un secco no dal Genoa per Pavoletti e tratta ancora Gabbiadini con l'Everton. Il tutto mentre sullo sfondo si staglia sempre la figura di Cavani, secondo i ben informati prontissimo a tornare in Italia per indossare la maglia del Napoli. Per ora il PSG nega che il Matador sia sul mercato, ma le negoziazioni proseguono lontani dai riflettori. Non si chiudesse, l'alternativa è sempre Kalinic, valutato 35 milioni di euro dalla Fiorentina. La Juve è a caccia degli ultimi due colpi di un mercato che diventerebbe pressoché perfetto, il sostituto di Pogba, con un'offerta di 15 milioni per il brasiliano Luis Gustavo e il nome di Matuidi che rimane di grandissima attualità, e il pallino di Allegri Juan Cuadrado. Il Chelsea di Antonio Conte sta finalmente mandando segnali positivi in questo senso ai bianconeri e intanto continua a corteggiare l'interista Brozovic. Nell'affare potrebbe rientrare niente meno che Fabregas, sebbene i tabloid d'oltremanica assicurino che siano due trattative distinte. Con 7 milioni l'anno lo spagnolo guadagna comunque tantissimo per il monte stipendi dell'Inter, per ora più interessata a puntellare la difesa. Il solito svincolato Caceres sulla lista di ausilio, ma sono anche ripresi i contatti con lo Zenit per Mimmo Criscito. Idea Obiang per il Milan, anch'esso alla ricerca però di rinforzi per il pacchetto arretrato più che per la mediana. Rodrigo Caio potrebbe essere il candidato ideale ora che ha il passaporto italiano, non fosse per i 15 milioni di euro chiesti dal São Paulo per liberarsene. Sul centrale brasiliano tra l'altro potrebbe tornare anche la Lazio, visto che il Chelsea non molla De Vrij. Lo stopper olandese potrebbe andare via solo se da Stamford Bridge sborsassero 40 milioni. Sirene inglesi importanti anche per i gioielli della Roma, l'Arsenal insiste per avere subito l'imbronciato Manolas. Chiusura col botto per il mercato del Toro, Urbano Cairo sogna di regalare Joe Hart a Mihajlovic, il portiere del Manchester City è indietro nelle gerarchie di Guardiola e sarebbe felice di essere il titolare granata per non perdere la maglia della nazionale. Si potrà fare in prestito e se il City si accollerà una parte del suo cospicuo ingaggio. Sassuolo a un passo dal gioiellino della Roma, Ricci, anche lui in prestito. Il Palermo ufficializza Diamanti e Bruno Henrique e continua a lavorare al sogno Balotelli. Slitta l'incontro tra la Samp e Cassano per un'eventuale risoluzione del contratto. Il DS Osti sta provando a ricucire, difficilmente ce la farà entro la fine del mercato. Per Super Sport Network, Raffaele Pignieri.